Allora passiamo al prossimo match. Questo è al limite di 71 kg, se non mi sbaglio. 81 kg dovrebbe essere. Ascoltiamo Valerio Laman che ringrazia tutti gli sponsor di questa grande serata di Thai Box qui al Thai Fight Roma, dove c'è stato un exploit di interesse per la Thai Fight. Tantissime persone sono accorse a questa manifestazione di grande prestige, di grande livello di fighters, e hanno riempito la location, che è il Pala Atlantico, ed è doveroso ringraziare tutti i partecipanti come sponsor a questa grande serata. Grazie Valerio, ottimo ring announcer il nostro Valerio Laman. Come dicevamo, questo è il match al limite degli 81 kg tra un francese, Rémy Robocop Bechtol, della scuola francese, e veramente un ottimo fighter. Abbiamo selezionato questo fighter proprio perché comunque il suo contender Gabriele Casella è forse uno dei migliori fighter in Europa che abbiamo qui a Roma, e davanti abbiamo messo ovviamente un fighter molto molto quotato, un campione del mondo di 4 sigle di Muay Thai, ovviamente fighter del Glory, fighter del Infusion Muay Thai, combattuto più volte in Thailandia, veramente un ottimo fighter. Grande grande seguito Gabriele Casella, soprattutto ovviamente a Roma. Assolutamente sì. Con la colonna sonora del Gladiatore l'entrata. Come avevi detto prima, Gabriele Casella è un grande atleta e veramente ha fatto dei bei match nella sua carriera fino adesso, 57 match al suo attivo, e andremo a vedere come se la combatterà contro Rémy Bechtol. Era molto alto, 71 kg per Gabriele Casella, 1,90 m, quasi 1,90 m. Ti dico la sincera verità, mi dispiace tanto che non ci sono thailandesi a quel livello lì, perché quest'uomo qui l'avrebbe smontati tutti. Sì,
sicuramente è stato chiesto da parte nostra al team thailandese, però ovviamente come sappiamo in Thailandia il massimo che arrivano sono sui 72-73 kg. Non, proprio per la loro fisicità non hanno atleti di questo calibro. Peccato, perché lui sarebbe stato veramente una rivelazione. Assolutamente sì. Gran bel atleta, tosto. Massimo Liberati, eccolo qui che salutiamo. Massimo, grande esperienza di Massimo Liberati nel mondo del ring. Più volte campione del mondo di full contact nell'epoca nostra, dai, diciamo così. Bisogna parlare così, purtroppo gli anni ci sono, sì. E adesso parliamo del passato. Non conosco molto bene Remy Vectol, comunque come mi avevi detto e avevo anche letto, più volte campione del mondo di sì. Svariate sigle, però sinceramente mai visto combattere. Sì, no, io l'ho visto combattere uno dei suoi ultimi incontri al Glory e vinse, nel senso è un atleta molto tecnico, non è ovviamente un picchiatore. Vedremo, perché comunque Gabriele è un vulcano, quindi... La cosa che mi piace di più di Gabriele Casella è che quando scarica i suoi colpi, sia di braccia che di gambe, sono secchi e potenti. Esatto. Sono delle rasoiate che arrivano. Qui stiamo assistendo al rito della Ramuai. Tutto pronto? Ovviamente Gabriele è più alto. Lunghe leve per lui, quindi un vantaggio in più per Gabriele Casella. Vedremo come sarà il fight plan di Remy Vectol. Siamo pronti, si parte. Remy Vectol contro Gabriele Casella. Vectol in pantaloncini neri, Casella in pantaloncini gialli. Subito l'attacco qui di Casella con le braccia, va a rispondere con le gambe Vectol. C'ha la distanza immediatamente Casella, wow. Proietta a terra subito, wow. High kick di Vectol, ancora il lavoro sopra e sotto, ancora il low kick, è partito veramente a bomba. Buono l'attacco qui di Vectol con una bella diretto destro che va a pizzicare il volto di Casella. L'intervento dell'arbitro chiama il break. Front kick. La
largo il destro di Vettol, risponde benissimo Casella in questo momento, putting the pressure on al suo avversario. Buona la risposta con il destro di Vettol, poi subito va a proiettare Casella il suo avversario. Ritmo abbastanza alto. Subito, da subito. Gomitata qui da parte, a un'altra gomitata di Casella. Oh, bello. Spettacolare amici, spettacolare. Ancora qui, Demolition Man Casella. E Vettol è completamente spaesato, non è riuscito. Non pensava subito fosse partito così. Wow, that's it baby, that's it, I think that's out, that's lights out baby, that's lights out. Non riconosce più nulla Remy Vettol, gomitata alla tempia da parte di Casella e si spengono le luci per Remy Vettol. Subito l'intervento del medico. È stata una furia, proprio dal gong è stata una furia. Gabriele Casella e ha mitragliato il suo avversario con colpi di braccia, gomitate, ginocchiate, proiezioni. Insomma, un menu completo, esatto, della Thai. E poi ha stampato quella bellissima gomitata all'altezza della tempia di Vettol, e che lo ha messo fuori uso. Esatto. Abbiamo visto come barcollava Vettol dopo la gomitata, anzi stava andando verso l'angolo sbagliato. Sì. I francesi non ci stanno a questa sconfitta, come al solito loro ovviamente. E andiamo al verdetto ufficiale. Vince per KO alla prima ripresa Gabriele Casella. Spettacolare amici a casa, spettacolare. Ecco perché i thailandesi non hanno gli 81 kg, perché hanno paura di Gabriele Casella. Allora passiamo al prossimo match.